Eccoci qui nello stand Epson, in casa Epson. Noi siamo, non la chiamo casa a caso, scusa il gioco di parole, ma perché proprio siamo un po' nel nostro ambiente. Siamo il nostro ospite d'eccezione, Stefano Apollonio, che è Product Manager per la parte consumer, ossia quello che segue i rompiscatole come noi, che vogliono capire che cosa c'è di nuovo, quali sono le cose particolari che quest'anno Epson ha portato al Photoshow. Facci una breve carrellata, Stefano. Ma ciao, allora innanzitutto noi abbiamo presentato dei nuovi prodotti che sono i PX 830, sono prodotti venduti in grande distribuzione, prodotti per una qualità fotografica di un certo livello, sono prodotti con 6 cartucce colore con le variabili appunto del light magenta e light ciano. Abbiamo poi stampanti di un certo spessore, sono le Pro, le R, sono stampanti dove si caricano dalle 7 alle 9 cartucce, quindi stampanti con la gammatura del neri, magari che vanno fino a 4 colori, quindi light grey, light grey, nero e nero pigmentato e nero matte. Abbiamo poi dei mini lab, quindi delle macchine che pesano una tonnellata, macchine professionali per la stampa a livello fotografico, quindi da ufficio, da studi fotografici. Abbiamo anche una grande novità nel mondo della videoproiezione. Abbiamo degli occhialini che noi chiamiamo Moverio, occhialini che tu puoi indossare, indossando ci sono dei proiettori all'interno che consentono di proiettare le immagini contenute in un dispositivo con Android, dal quale io posso andare in giro ovunque con questi occhialini e vedermi i contenuti del mio lettore multimediale. Ecco, e queste sono alcune delle figate che Epson ci propone quest'anno. Questa roba qua degli occhialini adesso andiamo a vederla assolutamente. Adesso Max, stai guardando direttamente attraverso gli occhialini, quello che vedrai sarà il contenuto multimediale che c'è sul Moverio, che è proprio il telecomandino che stai utilizzando. Lo controlli con un touch, c'è cioè un touchpad, col dito tu puoi muoverti liberamente nel menu. Il menu, diciamo, è gestito dal software di Android, che è un open source. Questo software ti consente di gestire addirittura in Wi-Fi tutte i vari file multimediali che hai, quindi dalle immagini piuttosto che video ad alta qualità, perché arrivano in HD. Addirittura puoi arrivare a fare 2D e 3D, quindi anche riuscire a vederti un filmato, un film in treno, in taxi, no? Per ipotesi. Wi-Fi, quindi puoi anche connetterti a internet, puoi utilizzare Google da dovunque tu sia. E sostanzialmente è come se tu riuscissi a vedere le immagini che ci sono in uno smartphone di fondo, perché essendo Android puoi installare nuovi prodotti, nuove applicazioni, puoi addirittura in un qualche modo gestire anche un minimo di interfaccia, quindi con il mouse potresti andare a utilizzare dei software direttamente usando i tuoi occhialini. E niente, è uno sviluppo che stiamo cercando di realizzare, è uno dei primi modelli che stiamo cercando di fare e lo stiamo spingendo proprio per l'innovazione, il fatto che all'interno ci siano due proiettori che proiettano, diciamo, nell'occhio il contenuto, quindi riuscire a incrociare la visione in un punto unico dove tu puoi guardare liberamente e puoi anche guardare oltre questo video, quindi guardare anche dove stai camminando, il tuo ambiente che ti circonda, in qualche modo cercando di non isolarti, perché tutto sommato il problema che potrebbe essere è quello. Un'altra cosa, c'è un attacco per le cuffie, quindi se sei in treno ti vuoi guardare un video, c'è anche le tue cuffiette e ti guardi questo video in 3D che è una bomba con le cuffie, quindi ascolti l'audio perfettamente e hai anche un'ottima risoluzione video. Dopo questa esperienza extrasensoriale praticamente con Moverio, entriamo un po' nel vivo, nella ciccia di queste novità per la stampa. Ti cedo proprio il microfono, così ci guidi. Grazie, Max. Niente, allora io ti vorrei proporre il nuovo Stylus Photo P1500 W perché è Wi-Fi. Noi abbiamo, diciamo, introdotto questo prodotto a partire da un altro prodotto esistente che era il B1100. Questa stampante è una stampante fotografica a un livello, diciamo, che un fotografo amatore che vuole dilettarsi con le foto potrebbe utilizzare, perché è una 3+, quindi stampa in largo formato, stampa a qualità del PX, quindi 6 colori, quindi la scala è una gammatura cromatica, una scala cromatica non indifferente. Stampante un po' più sul fotografico e meno sul consumer, perché è una stampante che richiede, insomma, della carta fotografica buona, delle cartucce di un certo livello, e ti consente appunto di variare, di farti le brochure, di stampare con diverse soluzioni, diverse cose. Inoltre Wi-Fi vuol dire che tu puoi gestire questa macchina utilizzando per esempio l'Epson Connect, di tanto io mi vanto perché è un software che noi diamo, diciamo regaliamo, lo offriamo nel nostro sito,
con il quale tu puoi gestire la macchina come se fosse con un telecomando che è il tuo cellulare, no? Quindi il concetto di consentire a tutti, a chiunque, anche a chi non è in grado, a chi apparentemente non sa approcciare questi prodotti, utilizzando questo software di facile gestione, do libero accesso a chiunque per poterlo utilizzare, quindi spingere su queste tecnologie open source di fondo. E poi abbiamo, vabbè, alle mie spalle abbiamo le Profoto, sono macchine che vanno oltre la 1500 W, sono macchine dove l'esigenza è la copertura di diversi colori, no? Dicevo prima i neri. Queste macchine qua stampano di più perché hanno cartucce più capienti, stampano su diversi tipi di supporti perché anche su tele, quindi canvas, quindi livello amatoriale ma veterano, uno che vuole spendere, uno che dice non me ne frega niente, io 5 euro li spendo e le voglio stampare bene. 9 colori, a 2 più, il modello alle mie spalle 3880, macchine di certo livello con un costo ovviamente superiore ma che ti consentono di, diciamo, di fare un business, perché di fondo tu puoi vendere le proprie foto, poi se sei appassionato puoi stampare le tue personali e darle in giro, attaccarle alle mostre e così, quindi dare la possibilità di essere tutti creativi in un certo senso. Questo è quello che vogliamo fare con i nuovi prodotti. Bene, dopo tutto questo, che cosa wow. Ci... wow, veramente wow. Bene, l'appuntamento con Epson non finisce qui, perché noi ci vediamo nuovamente con Stefano per le prossime puntate della Epson Digital Academy. Non ci siamo dimenticati dei nostri appuntamenti settimanali dedicati alla stampa, cosa bisogna fare, cosa bisogna sapere per padroneggiare proprio il processo, la tecnica e la tecnologia della stampa. Quindi chi meglio di noi? Quindi... Stefano, ci rivediamo su Total Photoshop, rimanete sintonizzati, come al solito, come diciamo sempre, tanti bei pensieri positivi.